Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo canale. Questa è una lettura per il segno del leone, valida dal 15 al 31 di maggio. Vi ricordo che è una lettura generica, potrebbe non risuonare con tutti. In questo caso guardate la lettura del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete una lettura privata, scrivete un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Cominciamo. Allora, l'energia generale nella quale si trova la vostra relazione al momento è la carta della morte rovesciata. La carta della morte, quando è dritta, mi piace molto perché rappresenta il cambiamento e la rinascita. Invece, quando è rovesciata, rappresenta energie stagnanti, blocchi, paura del cambiamento, delle novità. Insomma, si tratta di una coppia che fa fatica ad evolvere. Magari preferite voi o il vostro partner rimanere in situazioni che non sempre sono soddisfacenti, però perlomeno sono comode. Ah, preferite il compromesso in questo momento per proteggere magari quello che avete, però ecco, voi state gestendo la situazione in modo tale da rompere, magari da evitare delle rotture. Ma non permettete a voi stessi o all'altra persona di crescere, di evolvere, di trovare delle condizioni migliori per andare avanti. Ma vediamo la vostra colonna per il segno del leone, la colonna della persona alla quale siete legati, anche se vi ricordo che a volte le colonne possono essere invertite, quindi qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi qui e vedere il proprio partner da questo lato. Allora, come voi vedete il vostro partner come un asso di bastoni? Sembra che fra di voi ci sia stato un ottimo inizio. Tutto prometteva benissimo, le basi su cui avete fondato questa relazione vi davano la possibilità di sviluppare qualcosa di serio. Magari si tratta anche di una persona che. Si tratta, il vostro partner magari è una persona coraggiosa, intraprendente, alla quale piace il pericolo, dalla volontà molto forte. Ecco, è stata una relazione molto intensa fin dall'inizio, molto passionale e lo è ancora per certi aspetti, voi vedete tuttora queste potenzialità, però sembra che siano rimaste delle potenzialità, cioè sembra che alcune delle cose che voi avete visto all'inizio di questa persona non si siano ancora manifestate. Cosa provate per il vostro partner il fante di coppe? Ecco, il fante mi fa pensare al fatto che ancora siete in una fase immatura, cioè sia che si tratti di una relazione appena cominciata, sia che si tratti di una relazione che va avanti ormai da un po', è come se alcune parti di voi, del vostro rapporto, fossero rimaste immature, non si sono. Soprattutto per quanto riguarda la capacità di esprimere i propri sentimenti e di condividere le emozioni, c'è qualcosa che ancora non si è sviluppato del tutto. Come invece il vostro partner vede voi come il Papa, quindi vi vede come una persona ligia al dovere, una persona con una forte morale, con una forte etica, sicura in se stessa, magari una persona anche con una certa spiritualità. Che dà importanza, veramente molta importanza a certi valori e quindi a volte magari diventate anche un po' rigidi nelle vostre idee. Vi vede come qualcuno a cui non importa più di tanto il giudizio degli altri perché comunque prendete energia da voi stessi e avete degli ideali molto alti. Cosa prova per voi in questo momento il mago rovesciato? Questo potrebbe significare che. Due cose, ovviamente essendo una lettura generica, vi do entrambe le opzioni. O il vostro partner in questo momento non si sente all'altezza di voi, o meglio, non sente di avere tutti gli strumenti necessari per andare avanti bene in questa relazione, per costruire qualcosa di funzionante. Oppure per qualcun altro di voi potrebbe trattarsi di una persona che è arrivata a un punto nel quale, pur di non affrontare determinate tematiche e problematiche, preferisce manipolare, preferisce essere poco onesta, poco sincera, aggirare determinate discussioni. Come voi vedete voi stesso, come un sette di coppe rovesciato, quindi voi avete la sensazione che vi state un po' spegnendo in questo rapporto, forse vi sentite un po' vittima di sogni, illusioni, errori di giudizio dovuti probabilmente a una forma di ingenuità che avete avuto inizialmente, o a causa di un'eccessiva fiducia in voi stessi avete dato troppa credibilità a questa relazione, avete visto inizialmente cose che poi non si sono manifestate.
Cosa potete fare o dare a voi al rapporto il 3 di coppe? Sembra che il modo migliore per portare avanti, per dare una scossa a questo rapporto sia essere felici di quello che avete, cioè guardate la realtà per com'è, guardate quello che avete e non focalizzatevi su quello che non avete. Cercate di gioire delle piccole cose e di migliorarle, anziché focalizzarvi sul negativo. Come invece il vostro partner vede se stesso come un sette di spade rovesciato. Anche lui o lei sta cominciando ad avere la sensazione che le premesse iniziali non sono state esattamente mantenute. Quindi, magari si tratta di una persona che ha riflettuto molto nell'ultimo periodo e ha ridimensionato le fantasie iniziali per osservare una realtà diversa. Quindi, diciamo che questa persona tramite voi ha anche imparato una certa lezione e adesso si muove con più cautela, senza appunto fare i voli pindarici che c'erano all'inizio. Cosa potrebbe fare o dare al rapporto il 9 di bastoni? Cioè, dovrebbe in qualche modo resistere nella posizione, nella quale si trova, non mollare, dovrebbe avere più fiducia in se stesso, dovrebbe riuscire a controllare determinate dinamiche che in questo momento sembrano magari sfuggirgli. Come voi vedete il rapporto come un 8 di denari rovesciato. Sembra che non vediate la possibilità di costruire oltre. Siete in una fase di stallo nella quale riuscite sì a costruire su voi stessi, ma non riuscite a costruire altrettanto sulla relazione. Come se ci fosse una mancanza di collaborazione oppure una mancanza di intesa profonda. Cosa vorreste dal rapporto il Cavaliere di Coppe? Quindi voi vorreste un ritorno dei primi tempi, un ritorno delle emozioni che provavate all'inizio, un ritorno al romanticismo, a quella fase nella quale vedevate tutto possibile e credevate che questa persona sarebbe stata la persona perfetta per voi. Eh sì, avete sicuramente bisogno di un ritorno alle emozioni più intense. Invece, come lui o lei vede il rapporto come l'imperatrice rovesciata, quindi una mancanza di nutrimento, cioè in questo momento il rapporto non viene percepito in modo sano, non c'è nutrimento, non c'è crescita, non c'è amore. Manca probabilmente l'amore nella sua forma più intensa, ma tutto si è trasformato in un qualcosa di più superficiale. Per qualcuno potrebbe essere ormai diventato un obbligo andare avanti in questa relazione perché non ci sono alternative. Invece, cosa vorrebbe da voi o dal rapporto il re di bastoni rovesciato? Probabilmente voi venite percepiti un po' in questo momento come presuntuosi, severi, insensibili, o magari privi di energia. Per qualcuno di voi, ecco, qualcuno di voi potrebbe essere visto come in parte diventato insensibile ed egoista, qualcun altro di voi invece potrebbe essere visto dal partner come debole, stanco, privo di stimoli. Ma vediamo qual è il consiglio degli angeli per voi. Innamoramento o proposte di matrimonio, bisogno di equilibrio emotivo, invito a un evento sociale. Sembra che abbiate proprio bisogno di ritrovare il vostro equilibrio nella coppia e il modo migliore sarebbe magari dare nuovi stimoli al rapporto, quindi uscire, provare a fare cose nuove in coppia. Sperimentare delle esperienze diverse che possano portare di nuovo all'unione, alla creazione di quella complicità che ormai sembra mancare, mentre magari in quelle relazioni dove ognuno pensa al lavoro o una delle due persone pensa troppo al lavoro e l'altra no, e quindi ecco si creano degli squilibri nelle aspettative che si hanno l'uno verso l'altro. Cercate di fare qualcosa insieme, cercate di uscire, di sperimentare qualcosa e di ricreare le emozioni iniziali. Se volete una lettura privata per vedere quali sono i blocchi, della persona con cui state, le influenze esterne e come andrà a finire, potete scrivere un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.